Buongiorno a tutti ed eccoci qua a fare un po' tirare le somme di quello che è stato il nostro Cosmo Prof 2016. Innanzitutto ringrazio veramente il nostro pubblico che è stato veramente numeroso, da come potete vedere sui nostri social, e c'è stata veramente tantissima gente a vedere i nostri make-up show. Allora, il primo giorno è stato così di partenza, come tutti gli start-up, è stato abbastanza positivo e quindi devo dire che insomma sono molto contento. Abbiamo avuto con noi sul palcoscenico, insieme a me, Joe Barone, che è il mio make-up artist, collaboratore del gruppo Gilles Cagnet e Jean Kléber, con cui mi lega un rapporto di amicizia e di lavoro veramente ventennale, poiché siamo stati veramente i suoi collaboratori stretti di Gilles Cagnet, il nostro maestro. Con me inoltre c'è stato anche Fernando Melileo, che ha un istituto stupendo a Matera, che è il mio braccio destro effettivamente. Dopodiché le acconciature sono state curate da Alessandro Maritato e da Giorgio Mogavero. Il primo giorno abbiamo presentato innanzitutto la mattina le spose, una sposa più alternativa che è stata appunto truccata da Joe, e abbiamo avuto una sposa in verde lime che è un po' il colore del momento, grazie a questo soprattutto all'atelier Liselotte che ci ha omaggiato e ci ha concesso durante il Cosmo Prof questi meravigliosi abiti, e io invece ho truccato Ilaria creando invece un look più classico e più tradizionale. Nel pomeriggio abbiamo invece proposto gli abiti di Marco Aurelio Calandra, uno stilista molto talentuoso che ha partecipato anche al premio dei Sassi di Matera, uno stilista con cui ho un ottimo rapporto anche di amicizia, e allo stesso tempo ha voluto, grazie alla sua creatività, ascoltare quello che è stato un po' il mio input, cioè ho chiesto lui di creare degli abiti ispirandoci ai fondali marini, e ha creato tre bellissimi abiti. Il primo abito era appunto un abito dedicato alla sirena, una sirena in senso contemporaneo, utilizzando dei materiali di riciclo, quali appunto le cialde di una famosa azienda di caffè schiacciate, creando delle squame su tutto il corpo, e soprattutto il colore della tendenza era appunto l'azzurro. Azzurro in tutte le sue sfumature, un azzurro un po' più chiaro, quindi celeste acquamarina, fino ad arrivare alle tinte più profonde del blu. Il secondo abito era invece una rete nel quale aveva come raccolto un po' tutte i frutti e la vegetazione marina, appunto le conchiglie di tutte le forme, ricolorandole poi con bronzo, oro e nero, quindi tre colori veramente di tendenza per questa primavera estate. Il terzo abito invece era un abito dedicato al corallo, quindi due coralli che si intrecciavano, e questo abito, diciamo, ha anche un significato molto forte per me poiché insomma riguarda la mia vita privata, però insomma non voglio svelare, però è un abito a cui ci tengo moltissimo. Le modelle che hanno interpretato le creazioni meravigliose di Marco Aurelio Calandra sono state Edera Tulbure, vincitrice della fascia Jean Kléber all'interno del concorso Una ragazza per il cinema 2015. Poi abbiamo avuto Elisa Muriale, vincitrice addirittura della fascia Una ragazza per il cinema nel 2013, che ha interpretato il corallo, mentre l'ultima modella era appunto Maura Loffarelli, vincitrice della fascia Gilles Cagnet, che ha invece interpretato il corallo. La seconda giornata, il sabato, abbiamo invece presentato le creazioni di Mary Glamour, un atelier molto tradizionale, allo stesso tempo innovativo, grazie soprattutto alla capacità sartoriale e all'inventiva di Maria Laurenza. È veramente un atelier molto molto interessante, che ci ha voluto concedere gli abiti che io ho chiamato i giardini dell'Eden, poiché i colori erano tutti ispirati ai vari fiori, quindi avevamo un viola, un arancio, un turchese, un lilla,
colori molto molto belli, gli abiti stupendi che ricordano gli anni 50. Questi abiti sono stati interpretati dalla bravissima Giada Wilshire, vincitrice del concorso Miss Mondo Italia 2007, una ragazza che conosco da tantissimi anni, che aveva vinto anche la nostra fascia Gilles Cagnier. E l'altra modella è Alexandra, che ho scelto soprattutto quando abbiamo scattato le fotografie del catalogo della linea appunto Gilles Cagnier. Nel pomeriggio abbiamo sempre ripetuto le creazioni di Marco Aurelio Calandra. Domenica mattina invece abbiamo presentato le creazioni di Giovanna Della Corte, una stilista campana molto interessante, molto contemporanea, che ha voluto appunto presentare la sua collezione ispirata all'etnico, quindi tutto ciò che è etnico e tribale, ma in chiave molto moda, quindi molto couture, molto sartoriale. I colori erano appunto il rosso, il bianco e l'oro. Il colore oro, l'abito oro, è stato appunto interpretato da Maria Teresa Corso, che è la finalista regionale del concorso Miss Mondo l'anno scorso, una ragazza molto bella, carnagione chiara e capelli rossi. È stata appunto truccata da Antonio Riccardo, che è il mio collaboratore dell'Accademia di Napoli, Antonio Riccardo Makeup Academy, un ragazzo molto talentuoso e anche molto imprenditore. La seconda modella, che ha interpretato invece il bianco e le corde, è appunto Chiara Lucarini, che quest'anno parteciperà al concorso Una ragazza per il cinema. Lei è stata truccata da Nicola Cella. L'altra ragazza che ha interpretato il rosso è Maura Loffarelli, la nostra Miss Gilles Cagnier del concorso Miss Mondo. Le acconciature sono state abilmente eseguite da un vero talentuoso hairstylist, che è appunto Sebastiano Montella, mentre le acconciature sono state ideate da Gennaro Diana, Master Matrix quest'anno è un vero talento nel campo dei capelli. L'ultimo giorno, quindi il lunedì, dove abbiamo veramente una presenza massiccia di scuole di estetica e di ragazze che si stanno avvicinando a questa passione del make-up e dell'estetica, abbiamo voluto presentare un tema forse più vicino a loro, un tema fresco e giovanile, che è appunto la cerimonia. Abbiamo lavorato sulle modelle che hanno indossato gli abiti dell'atelier Mary Glamour, ideato appunto da Maria Laurenza. E mentre nel pomeriggio presenteremo le spose, una sposa alternativa in verde lime e una sposa più tradizionale dell'atelier Liselotte. Io quindi ringrazierei poi tutti i partecipanti che hanno appunto lavorato con me, ad esempio anche Andrea Pallanca, che ha lavorato in questi ultimi due giorni, visaggista appunto di Milano, Marcel Bason, che ha lavorato con me domenica, e i fotografi Gianfranco Nepitelli, che stimo tantissimo, a cui voglio veramente un mondo di bene, Alessandro Castaldi, Luca Esposito, Luca Scipu, Adriana Dragan e ovviamente anche il mio compagno Claudio Marfurt, che con me dirige appunto l'Accademia Face Place di Roma, che è appunto in via Cola di Rienzo 285. E quindi vi aspetto numerosi ai nostri corsi, o comunque per qualsiasi consulenza che voi volete vi aspettiamo. I miei contatti sono su tutti i social e anche sul mio sito internet faceplace.it. Un ringraziamento speciale è rivolto a me, al signor Antonio Baldan, che ha reso possibile tutto questo. È una persona, è un imprenditore che crede moltissimo nel campo dell'estetica, che ha raccolto e portato avanti anche il marchio Gilles Cagnier, di cui io sono l'erede spirituale del mio maestro Gilles. Vorrei ringraziare inoltre il dottor Sansoni, che insieme all'ufficio acquisti Daniela Felici e Camilla mi aiutano a portare avanti la linea make-up Gilles Cagnier. Vorrei ringraziare inoltre per la comunicazione l'immagine aziendale Luisa Accetto, Teresa Migliozzi e poi tutto l'ufficio di cuore. Un bacio particolare lo rivolgo ad Angela Cavicchi, che è il mio angelo custode.
un'altra mia assistente che mi supporta e sopporta durante tutte le fiere, Anna Del Riccio, che ci conosciamo da tantissimi anni, anche lei è stata allieva di Gilles Cagnier e che ci aiuta veramente in maniera incredibile, ci dà tanto sostegno durante le fiere, curando le nostre clienti, aiutandoci sia nella parte estetica che nella parte make up. Quindi rivolgo un bacio particolare ad Anna Del Riccio. E come diceva Marilyn, i gioielli sono i migliori amici delle donne. Vorrei ringraziare di cuore Xento Gioielli, nelle persone appunto di Anna Suriano e Leonardo Buccolieri, che hanno voluto presentare in esclusiva al Cosmoprof la corona Red Carpet, i bellissimi gioielli, occhiali, un atelier molto importante nella città di Ferrara, ma in tutto il mondo, poiché i loro gioielli sono presenti veramente in tutto l'emisfero che abbiamo appunto a disposizione. Quindi un grande bacio ad Anna e Leonardo.